Che cosa gli dicono i nove lebbrosi? Signore, guariscici. Sì. Va bene, se ne vanno, raccontatelo al sacerdote, al tempio, diteglielo e ditegli quello che vi ha fatto il Signore. Fa un'eccezione Gesù, perché normalmente diceva quando guariva non lo dire a nessuno e poi quelli lo raccontavano a tutti lo stesso. E allora gli dice, li guarisce, quando questi se ne vanno, uno di loro torna indietro per ringraziarlo, inginocchiarsi e ringraziarlo. Era un samaritano. Ora voi sapete che gli ebrei all'epoca erano razzisti, cioè facevano le caste, c'era la Samaria che facevano schifo, i giudei erano i più bravi, era così, giusto, sbagliato, ma era razzismo. E così lo chiamo. Allora torna indietro un samaritano e dice: Signore, grazie, mi hai guarito. E Gesù gli dice: Ma non eravate in nove che vi ho guarito? Gli altri otto dove sono? Signore, se ne sono andati, non lo so. Va bene. Poi guarda agli apostoli e gli dice: In verità vi dico, molti verranno da oriente e da occidente e faranno parte del regno, mentre i figli del regno saranno scacciati dal regno. È venuto solo un samaritano e gli altri invece che dovevano venire non sono venuti. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti, cristiani, che facciamo parte del regno, che saremmo scacciati se non facciamo le opere. Mi sono spiegato, questo è il significato di quel fatto. E Gesù di questi fatti ne racconta tantissimi. Gesù vuole stabilire in questo mondo un regno di giustizia, di pace e di fratellanza, che presto lui metterà in pratica. Io sono una voce che grida nel deserto. Molto spesso e presto in questa terra sentirete parlare di me. Sarò una spina nel fianco dei malfattori, dei corrotti, dei mafiosi e spero di essere fratello, amico e consolatore di quelli che hanno bisogno. Ora sono a vostra disposizione. Sì, grazie. Prego lì sotto. Non vi voglio annoiare con il Vangelo, perché il Vangelo purtroppo oggi annoia. Non a voi, ovviamente, così mi hanno detto molte volte, ma è un po' noioso, noioso perché sei materialista, ma se tu capisci la profondità di quello che dice Cristo, non è noioso, perché Cristo nel Vangelo ci dice tutto. Quindi io sono qua per rispondere alle vostre domande Allora, di quello che avete sentito da stamattina adesso, perché è tutta Giovanni, una catena. Giovanni, Buongiovanni o Giorgino, non lo so chi sia, ci servirebbe il microfono che avevamo provato stamattina. Roberto, ecco, c'è Roberto. Nel mentre, allora, Roberto, c'era questo signore che aveva chiesto. Preferisco fare un dibattito, vi posso aiutare di più che Sì. fare un monologo. Mi dai un po' d'acqua? Grazie, ciao Giorgio. Io la prima volta che ti ho conosciuto è stato quando hai presentato il Antimafia 2000, poi Sì. ci siamo incontrati anche a Brancaccio, insomma, anche in altre. Sì. E allora per quanto riguarda il servizio contro il male, la mafia, su questo quando tu parlavi io mi sento proprio in piena sintonia e Benissimo. stasera quando sono qua è un caso e ringrazio il Signore su questo. Non è un caso. Dico questo perché per dirti che io ho totale Sì. fiducia nella tua persona, tanto che chi legge Facebook io mi esprimo in. Per cui quello che adesso ti chiedo non è Prego. una diffidenza nei tuoi No, confronti, per ma carità. è proprio per il coraggio di analizzare i fatti. Sì. Allora, per quanto riguarda gli extraterrestri, sinceramente a me non fa né caldo né freddo. E ti dico perché. Certo. Perché io conosco un essere, e che conosci anche tu e che conosciamo anche tutti, che li supera assolutamente tutti, ed è la Madonna. Vabbè, è la madre È la celeste. regina, per cui con l'apparizione di Fatima, con quella che starebbe avvenendo anche a Medjugorje, mi basterebbe solo questo, quindi non avrei Ma bisogno. No, no, un sì. attimino. Parliamo dei segni, ecco, a questo Dei volevo segni, arrivare. sì.
Scusate, se dobbiamo fare silenzio, se no all'amico non lo ascolta, non mi arriva l'audio bene. Tra tutti questi segni, che ci sono tutti, io sono pienamente d'accordo che da un momento all'altro avremo finalmente questo incontro, e c'è anche quello più importante. Gesù, proprio nei passi che tu hai citato... Sì, la croce nel cielo. No, ci mette in guardia, state attenti, perché... Vi diranno Gesù è qua, Gesù è là, ma voi non credete. Ecco, certo. Questo mi preoccupa parecchio. Benissimo, e io ti rispondo, ti ringrazio della domanda perché tu mi dai la possibilità anche di spiegare quello che io sento e quello che io sono. Io non lo so dove è Gesù, quindi non lo posso dire là. No, aspetta, fammi bene. Io non lo so dov'è Gesù, il luogo, ma che Gesù è sulla terra, io lo so perché l'ho visto. Ora lì il problema, la palla te la ripasso. Il problema diventa tuo, tesoro mio, credermi o meno, non è più un problema mio. No, no, parlavamo di Vangelo, no. Io credo al Vangelo. No, sì, però io l'ho visto. A me Vangelo non Vangelo, io a Gesù l'ho visto, perché lui quando è quello che io ho visto è una profezia che Gesù fa nel Vangelo. Io non vi lascerò orfani, io ritornerò in mezzo a voi. Quindi non è che lui scompare e ritorna solo con potenza e gloria. Cioè lui parla di una manifestazione eclatante di fronte a tutto il mondo, e poi ai suoi discepoli. Io mi sento discepolo, ma anche tu ti devi sentire discepolo. Lo sono. Lo sei. Quindi ai suoi discepoli, se noi siamo gli eredi degli apostoli perché abbiamo ascoltato il Vangelo, diventiamo discepoli. Se io l'ho visto è perché lui ha mantenuto la promessa, io non vi lascio. Ora tu dici, ma tu sei un privilegiato, ma io che colpa ne ho? Io mi auguro che tu domani mattina, stanotte, lui ti visiti, e se lui ti visita e ti dice sono io... Ho la presunzione di dire che non ne ho bisogno. E va bene tesoro mio, io ti ringrazio. No, ma forse no, ma io ti chiedo scusa, non vorrei che forse magari sia impostata male... Non sei frainteso. No, no, no. Si è impostata male la situazione. Io capisco io direi che tu hai la fede, quindi io non ho bisogno. Tra tutti questi segni... Ma io nemmeno avevo bisogno. Ma lui mi ha visitato per dirmi io sono qua, annuncialo. Ora io sono qua non significa io sono a Messina, a Catania, a Siracusa. Io sono qua significa sono sulla terra, mi devo manifestare. Se io dicessi Gesù è a Siracusa, e allora sono un falso profeta. Però io ti chiedo scusa. Però dobbiamo stare attenti a quelli sì, che possono ingannarci. Io mi dispiace se diciamo questa cosa si ribalta e non si capisce bene. Io mi riferisco al segno, tra tutti i segni Gesù ci avvisa anche di questo segno. Sì, d'accordo. E infatti io ci avvisa anche di questo segno, e io ti posso dire e mi assumo la responsabilità che alcuni di questi falsi profeti io li ho individuati. Sono tutte quelle chiese che ti promettono il paradiso, basta che ci dai tutti i soldi che c'hai. Quello è un falso profeta. Va bene, io direi anche se... Falso profeta Gesù è la mafia, un falso profeta è la bomba atomica, un falso profeta... I falsi profeti sono anche tutti quelli, caro amico, che nel nome di Cristo, invece di difendere i deboli e i giusti, si prostituiscono con il potere. Quelli sono falsi profeti. E la Chiesa Cattolica, che io sono credente, all'interno, ne ha parecchi. Ma... Ok, sì. Sì, prima di... Ma quelli sono i servi che Gesù, quando torna, come un ladro della notte, troverà ubriachi, eccetera. Dice, voi mi avete servito? Ah, bravi! Sì. Non tutti, perché ci sono preti santi, ci sono missionari, quelli sono invece santi.